Prima di cominciare con il video volevo informarvi che assieme a Marco di Seoul Mafia abbiamo aperto un nuovo canale Twitch dove succederanno cose veramente incredibili, quindi andate subito a seguirci su KKKTV, trovate il link nell'info box. Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Oggi, come potete vedere, abbiamo una coppia speciale come ospite, una è in Italia in questo momento, quindi la vediamo tramite uno schermo. Oggi insomma andremo a scoprire la loro storia, come si sono incontrati, le problematiche che hanno dovuto affrontare. Se volete anche voi far parte di questa serie potete scrivermi sul nostro Instagram, Persi in Corea. Leggo tutti i messaggi, quindi mi raccomando, scrivetevi. Direi di iniziare subito con le presentazioni. Ciao, io sono Claudia, ho 25 anni, sto con Hyun da 3 anni e mezzo quasi e lavoro in una banca a Milano. 27 years old in Korean age, and my name is Hyun. I studied a bit in Italy, that's when I met her. I lived in England when I was very little, so I have some experience of in living abroad. Now I'm living in Seoul and I work in the fashion industry. Oh, but you don't have a British accent. I lost my accent. No, where is your British accent? I don't know. It's gone. Wait. You say you studied in Italy. That means you can speak Italian? I just understand a little bit. Okay, can you say something in Italian? Anything? Cazzo. Cazzo, vedi? Questa è proprio la parola più importante che va insegnata ad ogni persona straniera. Potete raccontarci un po' la vostra storia? Allora, ci siamo conosciuti in Italia perché lui, dopo il militare, ha deciso di andarsene dalla Corea e studiava alla Yonsei, per cui ha deciso di fare un anno in Italia. E ci siamo incontrati appunto nella università dove io studiavo. Questa università aveva un caffè linguistico di scambio interculturale. Siamo andati entrambi allo stesso evento e avevamo degli amici in comune e ci siamo conosciuti lì. Siamo diventati amici, però lui ha cominciato a farsi molto, a essere molto insistente, voleva essere molto amico mio e io pensavo: ah cavolo, questo ragazzo è venuto dalla Corea, ha bisogno di amici, poverino, devo aiutarlo, cioè dobbiamo essere amici, no? Lui ha cominciato un po' a stalkerarmi, cioè lo trovavo ovunque e mi ricordo che stavamo prendendo l'autobus per tornare a casa e lui a un certo punto l'autobus ha fatto una curva strana per cui tutte le persone si sono ammucchiate, ha colto l'occasione e mi ha preso la mano. Ho detto: cavolo, cosa significa? Cioè, oddio, aiuto. Lo vedevo appunto solo come un amico. E lo stesso giorno, prima di lasciarci, prima di salutarci, lui mi ha dato questa busta e praticamente mi fa: tieni solo questa cosa, è per te, ed è scappato. Arrivo a casa e apro i messaggi e lui mi stava scrivendo: non aprire la busta, mi sono dimenticato una cosa. E io cosa faccio? Apro la busta. E dentro la busta c'era questa lettera tutta intagliata con i disegnini dove lui mi aveva scritto una poesia dichiarandosi, no? Per cui da lì abbiamo cominciato a frequentarci e alla fine ci siamo messi insieme. I first saw her and I thought that I should try to talk to her and become friends. Oh, okay. So my strategy was... Oh, so you had a strategy the first time you met her. Okay. That's interesting. Okay. My strategy was to first become friends, get to know each other. I wasn't like from the first moment that I'm gonna stalk her. It was first more about getting to know each other. But I wanted to have more encounters in person. So one of them was asking about the shuttle because I was new there, and she was very kind to tell me about the campus. Sometimes I already knew stuff, but I just acted like I didn't. I didn't know everything. Hai delle differenze culturali che hai percepito? Something that I noticed, and sometimes we fought a lot about, was when it comes to food, or if there is an attitude of Italians being very protective. Yeah. And for me, I don't know I wasn't very educated. If I mentioned the pizzas I liked and what I'm used to, she got very mad and I was like, why are you mad for having fusion food? Il fatto che lui, dopo 3 anni insieme, ancora ritenesse cibo italiano alcune cose, non è che mi faceva arrabbiare, però dicevo: no, se devi stare con me queste cose le devi sapere. Tu invece hai delle differenze culturali che hai percepito? She has so many cultural differences, Noi abbiamo vissuto sia insieme nei nostri rispettivi paesi per lungo tempo che a distanza. Ad esempio,
quando voglio dire direttamente qualcosa che mi dà fastidio a lui, glielo dico magari in modo diretto, ma non per litigare, cioè voglio solo aggiustare alcune cose che magari su cui non andiamo d'accordo, e invece lui le prende sempre come l'inizio di una lite, no? Per cui spesso si finisce, non lo so, per litigare per cose magari stupide. Ma guarda che secondo me questo qua è proprio un problema dei ragazzi coreani in generale, almeno quelli con cui mi sono rapportata, i loro sentimenti. Se hanno un problema, stanno zitti, spariscono, non parlano. Mentre noi da donne, non so se sia una cosa più da donne, cioè vogliamo parlare per riuscire a risolvere il problema, loro invece zitti. Un'altra cosa era il fatto di uscire a bere la sera, specialmente quando lui era ancora all'università ed eravamo a distanza. Io non capivo perché dovesse stare così tanto fuori la sera con i suoi amici, cioè sapevo l'orario di inizio di una serata e non l'orario di fine. So it wasn't just about the drinking culture, but I think it was also differences in how I lived my lifestyle. Mm-hmm. Because when I'm in exchange, I don't have to care that much about grades, and like it became a completely different mode. Yeah, yeah. So for us, it was like one of big difficulties because of the time difference. Mm-hmm. And normally, like, I would be having after school events, maybe club activities, yeah. And that is exactly when it's like the time we can talk a lot. Okay. She came to Korea in 2020, I think. Yeah, 2020. And she did like an internship here. Okay. So she met all my friends. Mm-hmm. And now, like, she got to know how it's like hanging out and drinking till late. So yeah. Now we got to understand each other better. Quindi tu sei stata in Corea e quindi hai incontrato anche i suoi genitori. I suoi genitori sono molto carini, mi mandano sempre anche dei regali a Natale, quando mi sono laureata. E c'è solo una cosa divertente magari che posso menzionare, che la prima volta che ho incontrato suo padre, l'ho incontrato perché lui è venuto per un viaggio di lavoro a Roma, e mi ha fatto una domanda che in realtà mi hanno fatto tutti gli amici di Yeon. Suo padre mi ha chiesto: ma come mai hai scelto mio figlio? Perché hai tutti questi italiani, tutti belli così, come mai hai scelto proprio lui? E io non sapevo cosa rispondere all'inizio. Sì, sì, è una domanda standard, sempre, sempre così, ma perché c'è questo immaginario che in Corea c'è proprio un detto che dice che in Italia anche i barboni sono belli, quindi non lo so da dove sia uscita onestamente questa cosa. Avevate qualche stereotipo riguardante le vostre nazioni prima di incontrarvi? Sì, allora, io ho fatto un semestre di studio in Olanda prima di conoscerlo, e in Olanda c'erano molti coreani. Mi sembravano molto socievoli, molto aperti. Avevo l'idea di sentirmi più straniera in altri paesi d'Europa, ad esempio l'Olanda, che tra i coreani. I watch football and there is always a situation when they get angry and they use their hands a lot. Yeah, and we all know about the accent, stereotypical one. Yeah. Like when they go like this, and it's like a very southern accent that is known in general. And I used to mock that a lot. Ma che cazzo! Magari, cioè, mentre cercavo di spiegare qualcosa di importante, non lo so, magari c'era una discussione così, lui cominciava: ma che cazzo! E quindi, cioè, diciamo che mi irritavo un attimo. Un'altra domanda che mi è stata chiesta di chiedervi: le vostre prime impressioni appena vi siete incontrati? No, per me è stato, cioè, lui quando l'ho incontrato aveva i capelli gialli, perché erano decolorati in modo strano, poi essendo appena uscito dal militare ha attraversato questa fase in cui doveva sperimentare, no, tutti i capelli di colori diversi, e poi si vestiva in modo molto eccentrico, cioè per i miei standard, molto, molto fashion, no? I went to uni, for uni going to classes, I just dressed casual. And sometimes, like when I was in an international campus, like everyone just goes with slippers. And in Italy, that is like banned. Oh my god, slippers, slippers, no, come on. When I was adjusting to that, yeah. I just had a very, very casual style. Yeah, yeah. I also had like some very colorful clothes. Yeah. And so first, maybe it was a plus, maybe it was a minus, but at least it grabbed her attention, so I don't regret that at all. But when I first saw her, I thought she was beautiful, and I tried to talk to her, but she was very kind. Mm-hmm. Because my expectations
was that she would be very cold maybe. Visto che tu adesso sei in Italia, lui è in Corea, quali sono i vostri progetti per il futuro? Avete intenzione di ricongiungervi? Al momento è più facile che lui si trasferisca in Europa perché lavora per un'azienda di moda che ha molte sedi in Europa e comunque c'è possibilità di spostamenti. Però sempre tutte le opzioni sono aperte perché come in tutte le coppie internazionali bisogna essere un po' flessibili, diciamo. Ma se tu potessi scegliere, preferiresti vivere in Italia o in Corea? Al momento in Italia, perché in Corea ho avuto un po' di problemi dal punto di vista, cioè sia sanitario, cioè ho avuto dei problemi con la sanità, che dal punto di vista personale in Corea ho vissuto un po' di isolamento, non mi sentivo mai di integrarmi completamente. Oh, I think my first option would be kidnapping her and bringing her here. To Korea? Okay. Yeah, but I also have experience living abroad, so I don't think that it's super difficult for me to maybe move there. But also, like, realistically, I already have a job here, and like, maybe I have to like give up some stuff, like in general. Since she prefers to be in Italy, I respect that. And maybe I would try to find an opportunity where I can go more often, and maybe like frequently visit. Dato che comunque siete una coppia internazionale e siete stati sia in Europa che in Corea eccetera, vi è mai capitato di avere magari situazioni spiacevoli perché vi giudicassero che foste una coppia mista? Perché ci è capitato più direttamente in Europa che in Corea, nel senso che in Europa capita spesso che magari quando passiamo per strada vicino a dei gruppi di ragazzi magari urlino, non lo so, degli insulti a lui, piuttosto che pensano magari che io non sia italiana, per cui fanno dei commenti anche su di me. È capitato anche in Corea, però in modo più indiretto, secondo me, specialmente per il fatto che vivevamo insieme in Corea non essendo sposati. Siccome è una relazione a distanza, no? Come riuscite a gestire la distanza? Perché so che sicuramente molti saranno curiosi. Ci è voluto un po' per adattarci, specialmente più che per la distanza fisica, per il fuso orario. Diciamo che quello che cerchiamo di fare ogni giorno è scriverci, magari mandare note vocali aiuta tanto. Durante il weekend cerchiamo comunque di fare dei date, per cui, non lo so, guardiamo un film, mangiamo insieme. Non ti è mai capitato di dire no, la distanza è troppa, non ce la faccio più? Specialmente nei periodi di grande stress in cui non ci capivamo bene e magari non capendosi e non vedendosi diventa difficile risolvere, no, le questioni. Per cui ci sono stati dei momenti in cui abbiamo detto no, è troppo la distanza, come facciamo, c'è il Covid, non riusciamo a vederci. Però prevale più il fatto di stare bene insieme, di supportarci a vicenda. E niente, grazie mille di esservi predisposti a fare questa intervista, è stato molto bello conoscere la vostra storia. E niente, questo è tutto per questo video, ci vediamo alla prossima puntata, ciao!